Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qua, una nuova settimana in compagnia sempre di Good Morning Milano, appunto tutte le mattine dalle 9:30 fino alle 10 circa, diciamo una mezz'oretta, 20 minuti in cui parliamo della nostra città. Il lunedì vi abbiamo abituato nelle ultime settimane ad avere una puntata un po' speciale con telefonate, cerchiamo di rivedere le notizie principali che sono successe nella settimana passata o quelle che avverranno nella settimana corrente. Quest'oggi invece diamo spazio a un ospite ormai un grande amica di Milano All News, un ospite che siamo ben contenti di avere qua ogni volta che a Milano porta qualcosa di nuovo. Sto parlando di Eva Amos. Buongiorno Eva. Buongiorno. Grazie mille di essere qua, grazie mille di essere qua insieme a Luca. Buongiorno. Luca, cantore d'amore, critico d'arte, Eva Amos, artista, curatrice di mostre, ideatrice di Art Space, questa associazione che appunto a Milano, e non solo, perché vi sappiamo reduci di una di un viaggio in Sicilia, di una crociata avete dato una crociata nel segno dell'arte, avete portato appunto in Sicilia le vostre esposizioni, invece adesso tornate nella natia Milano, che in realtà non è natia per nessuno dei due, perché ricordiamo Luca di, tu sei Luca di Salerno. Eva è russa, nata a Samara. Bravissimo. Giusto, di Samara, quasi al confine col Kazakistan, diciamo là in fondo. Esatto. Sì, diremo là in fondo. Vissuta però per tantissimi anni a San Pietroburgo. Sì, per 5 anni. Ha studiato lì, anche se non mi ricordo male, giusto? Quindi, insomma, dopodiché è approdata in Italia. Beh, la storia di Eva la sapete, ne abbiamo parlato. E bisogna dedicare un'altra puntata. Bisogna dedicare una puntata solamente alla storia di Eva, quello è vero. Ma perché oggi qui con noi? Perché avete portato appunto a Milano, fra qualche giorno, un'altra delle vostre esposizioni. Di cosa stiamo parlando, Eva? Stiamo parlando di una mostra che inauguriamo questo giovedì 8 giugno. È una mostra che si chiama Make Art Not War. Ok, quindi fate l'arte non la guerra. Esatto. Che cosa volete rappresentare con questa esposizione? Allora, vogliamo rappresentare le opere e rappresentare un argomento molto forte che sta contro la guerra al favore della pace e della famiglia. Quindi gli artisti partecipano con le loro opere che manifestano appunto la pace e contro le violenze del mondo. Ecco, la cosa che può sembrare un po', diciamo, è un tema universale, quello della pace che c'è da sempre, che anzi forse negli ultimi anni si è un po' perso, diciamo, nel senso che siamo sempre qua a vantarci del grande dell'Europa, il grande continente che non ha guerre da 70 anni, e poi anche lì andare a vedere, insomma, non so quanto poi sia reale. Mi viene in mente l'Ucraina poco tempo fa, per non parlare dei Balcani negli anni, sì, 90. Torna quindi in realtà un tema che molti potrebbero quasi definire un po' fricchettone, no? Quello, sì, dell'arte non la guerra, fate l'amore. In realtà abbiamo avuto la riprova dopo aver organizzato la mostra, è un tema più attuale che mai, cioè cosa è successo l'altro, infatti, ieri a Londra, e negli, sì, ultimi, sì, 2 anni siamo stati appestati ogni 2-3 mesi in media, se le segmentiamo, da episodi di una guerra che è cambiata nelle modalità, così come nelle modalità è cambiata l'arte, ma è una guerra di terrore, di paura, ed è quindi il tema che diventa veramente di un'attualità incredibile, per cui siamo partiti dall'assioma di Dostoevskij: la bellezza salverà il mondo, ma forse non è altrettanto vero che dovrebbe essere il mondo a dover salvare la bellezza. Mm-hmm. Cioè c'è questa dicotomia per cui una cosa vale l'altra e non l'esclude. Ecco, dicevi appunto, la guerra è cambiata, anche l'arte è cambiata. Che cosa hai notato magari nell'arte, appunto, nel cambiamento dei grandi artisti che parlavano di pace, di guerra negli anni, anni 70 furono forse quelli più, chiaro, in cui esplose il movimento pacifista. Che cosa ritrovi adesso di quello? Allora, l'arte è cambiata nella sua rappresentazione, essendo cambiate anche le modalità con cui l'arte si esprime. L'arte per secoli e secoli ha parlato di mitologia, cristianesimo, amore, ma negli ultimi 100 anni, dalle avanguardie o post-avanguardie in poi, noi siamo in un secolo artistico senza Dio, ci siamo completamente dimenticati, allontanati di Dio, anche per quanti come me siano atei, ecco perché il tema di Dio nell'arte va al di là della fede cristiana.
E quindi, essendo cambiato tutto questo, è cambiato anche il modo di rappresentazione dell'arte, come dicevo, e probabilmente si può dare in una di queste cause la ragione per cui le guerre, insomma, o il terrore è sempre più sopravanza, ecco. Nello specifico, la guerra, il tema della guerra nell'arte è semplicemente cambiato, ovvero è passato da essere una sorta di idealizzazione, lo vediamo con Giuditta Oloferne, non so, con il David di Michelangelo, di Donatello, oppure con la idealizzazione che se ne fa del ritratto d'uomo di Antonello da Messina, ad essere un fattore documentaristico, c'era dell'arte molto forte anche durante le guerre mondiali. Adesso è qualcosa di simile all'antidoto, la bellezza nei confronti della guerra nell'arte, cioè noi produciamo bellezza per fungere da antidoto allo spauracchio della guerra, allo spauracchio del terrore, ecco perché si rappresenta o si cerca di evocare la guerra nell'arte. Come va? Che artisti, che tipo di arte avete trovato per questa esposizione dell'8 di giugno? Di solito noi facciamo le esposizioni internazionali, quindi sono gli artisti che provengono da altri paesi. E in maggior parte questa mostra partecipano gli artisti italiani questa volta. Sì, però ci sono gli artisti di Stati Uniti, poi c'è una ragazza di Ucraina che abita in Stati Uniti, poi c'è un artista tedesco-italiano, e sì, la maggior parte sono in italiano. Che opere d'arte dobbiamo immaginare di vedere? Allora, le più varie e contraddittorie tra loro, assolutamente. Sì. Cioè è terrificante, così come terrificante è la guerra, il suo modo di rappresentazione. Ecco perché è divertente, anche perché la diversa provenienza crea e genera anche diverse modalità. E questo è sempre stato un fattore, devo dire, delle mostre che Eva ha organizzato e per cui mi ha chiamato, insomma, sempre a fare da consulente. Io ho sempre notato una diversità eccezionale, un eclettismo, un'eterogeneità memorabile, ecco, quindi veramente lo stesso tema viene spulciato attraverso 200 modi diversi di essere visto e tutti validi perché tutti imperniati su una ragione, su un tormento, un turbamento personale. Volevi dire cosa, scusa? E c'è sempre scambio delle culture diverse, delle visioni diverse, sì. E per cui c'è la, diciamo che più valore, dà più valore alla si mostra. Si viene contaminati anche quindi dalle varie culture e dalle varie visioni, sì. Dalle visioni diverse che si hanno, sì, del fenomeno della guerra. Immagino come per esempio un americano possa immaginare vedere la, certo, guerra diversamente da come lo faccia sicuramente un artista italiano e un artista dell'Ucraina che ha avuto proprio, insomma, i caramati nelle piazze. Infatti nella produzione artistica si riesce a cogliere anche il grado e il tipo di coinvolgimento che l'artista, sì, ha con il tema, e questo genera un'opera più o meno significativa a seconda della posizione anche dell'appartenenza. Ecco, quindi parliamo di quadri, ma non solo a questo punto, quindi anche proprio ci sono opere. Sì, ci sono anche le installazioni. Ci sono le sculture, okay, e ci sono anche le bambole di porcellana che appunto manifestano la pace a questo punto, e sono le bambole di Giulia Cataia che ha già partecipato alla mostra che abbiamo fatto a Venezia. Mm-hmm. Okay. Poi c'è appunto ci sono delle sculture di artista tedesco. E che è veramente molto interessante e che bisogna venire a vedere. Un'altra particolarità eccezionale di questo evento di Eva e che è una maggior motivazione per cui mi ha convinto a occuparmi anche questa volta della critica è il fatto che la novità consta del fatto che sia non in uno spazio pubblico, una galleria d'arte, l'esposizione, ma in un loft privato. Okay. Quindi noi facciamo questa manifestazione all'interno di una comune che da privata in quanto casa svolge un ruolo pubblico, sì, perché l'arte è pubblica, quindi educa all'interno delle quattro mura, ma con l'ambizione di varcare, fuoriuscire, colorare fuori dai bordi, uh-huh, delle quattro mura, quindi c'è un'ospitalità intrinseca nella manifestazione, che poi vuole farsi, come dire, oggetto di diffusione dell'arte, ecco. Quindi siamo all'interno di un loft, ci saranno anche un bel po' di persone, avremo dei problemi con lo spazio, ecco, questo sì. Sì. Penso di sì. Beh, penso no, di sì. Venga, quando, certo, quando sono problemi di questo genere, venga, no? Esatto. Ecco, sì, sì, la mostra appunto, come funzionerà? Se ne stiamo appunto in un loft privato,
come poi si può fare per vederla? Ci sarà un percorso quasi itinerante all'interno dello spazio, poi come tutti sappiamo, anche con derivazione dalla Factory di Warhol, i loft sono un monospazio, un unico spazio enorme, sì. Quindi la distribuzione è... Io poi tra l'altro sono laureato in design degli interni, sì, ricordo, un po' di consapevolezza in questo. La distribuzione degli spazi interni del loft spesso è data dai dispositivi e dagli strumenti che caratterizzano quell'unico spazio, non essendoci le partizioni in genere nel loft più provocatorio o nell'idea maggiore di loft che abbiamo. Quindi essendo non solo ciò che è esposto opere o tele, ma anche delle vere e proprie tangibili sculture, è naturale che si crei un percorso attraverso le opere, dentro le opere, per cui la disquisizione... Diventa un po' di un percorso, diventa. Esattamente. Una navigazione. Esatto, per cui il discutere, l'osservare, il contemplare diventa un atto unico, un unicum di generazione artistica che in quel momento sta non solo creando ma anche discutendo dell'arte, ma in fondo che cos'è l'arte se non la tematica dell'arte. Quindi si discute di attualità ai nostri eventi. Come hanno risposto gli artisti a questa chiamata alle armi? Contro le armi, appunto, questa chiamata alla pace. Sì, come hanno risposto? La volta che abbiamo più artisti. Devo dire che gli artisti sono stati molto entusiasti, e visto che abbiamo avuto veramente pochissimo tempo di preparare tutto, perché lo sai che da poco abbiamo inaugurato la mostra a Catania, praticamente mese fa. Cioè 11 maggio, sì. Quindi gli artisti che sono stati richiamati, cioè, erano molto molto attivi e entusiasti, volevano tutti partecipare. Ma poi appunto, gli artisti non producono apposta per questa esibizione, sì, no? Quindi esatto. Vuol dire che avevano già comunque in cantiere questo tema, sì. Ma e gli artisti... finalmente qualcuno che gli ha dato spazio per... Ma perché gli artisti non vedono l'ora di ricevere in osservazione un tema del genere, perché a Napoli, sì, quando uno è tormentato, e l'artista in genere è tormentato, si dice tenga la guerra in capo, cioè la guerra in testa. Allora se tu gli dici facciamo una cosa a tema sulla guerra, quello è quasi una liberazione per un artista, cioè, porta il peggio in termini di tormento personale, sì, su te e lo esprime, che poi diventa il meglio. Perché... No, sì. Luca, tu che appunto segui tanto il movimento artistico in Italia, non è un tema che era da un po' che non si vedeva, nonostante, sì, appunto fosse l'attualità. La forte attualità. La forte attualità del tema, attualità. Ma un tema che l'arte cercava ancora di tenere un po'. Sì, sì, sì. Ma sai perché? Perché probabilmente è sempre stato legato nell'idea o nel tentativo di riproporsi del tema a un'immagine di banalità del tema. Perché si è sempre associato alla guerra che noi immaginiamo tra moschettieri o bombardamenti o alla guerra mondiale canonica, ma veramente siamo di fronte a un periodo in cui la guerra, ed è tra l'altro un tema legato anche alla tipologia di opera che espone Eva, è anche una guerra invisibile. Eva ha esposto un qualcosa legato al marchio, tipo Coca-Cola, e non è forse una guerra quella del capitalismo, e non è forse una guerra quella della rete. Quindi se si inizia a variare l'idea, l'approccio al tema, ovviamente si capisce che non è più banale, anzi tutt'altro, cioè si vanno a indagare quelle modalità differenti di guerra che costellano le guerre. Non c'è più una guerra che può essere, esatto, ma io... l'ultima guerra del Vietnam, che potremmo magari pensare, esatto, una guerra di conquista canonica. O comunque di canonica, di bombardamenti canonica militari sul campo. Adesso cambia, c'è la guerra, esattamente, cyber, c'è la guerra, ma non solo, la guerra del terrore consta di questo. Ieri dicevo a un mio amico giornalista il fatto che ragionavo su questo, il Fatto Quotidiano aveva scritto che noi ci siamo fatti un autoattentato a Torino, sì, per i disguidi che ci sono stati, sì, ma quello perché è accaduto? Tutto quel casino che è successo per quell'ipotesi di terrore è stato quello l'atto di terrorismo, anche nel non esserci stato, perché la prima cosa che le persone hanno pensato lì è stato, ecco, siamo sotto attacco. Io avevo un sacco, decine di amici che erano lì in piazza. Un minimo rumore, tu pensi al terrore, fai una serie di associazioni, vai per addizioni, massa, evento importante, un sacco di gente, il primo rumore, terrorismo. E lo spauracchio del terrore non è forse il terrore stesso? Sì, sì, sì. È quello il concetto fondante della guerra del terrorismo, cioè una guerra invisibile dove il nemico non c'è. Noi ci siamo fatti l'auto attentato, ma era un auto attentato della paura, quindi giustificato da tutti i precedenti. Allora, se è giustificato da tutti i precedenti perché si ha paura, evidentemente c'è un qualcosa in atto rispetto al terrore anche della normalità, non solo degli eventi importanti o straordinari.
anche perché l'effetto fondante di questa guerra del terrorismo è proprio quella che noi vediamo, abbiamo visto anche adesso a Londra, così era, come era al Bataclan, insomma, è l'attentato alla normalità delle persone. Sì. Alla normalità, cioè non è che necessariamente dove stanno 40.000 persone in piazza vanno a colpire, ma dove ce ne stanno 6. È lì che inizia a scombussolarti, perché ti senti a tappeto messo sotto assedio. Ecco. Quindi il tema secondo me è molto attuale. È quasi inspiegabile il fatto che non sia stato considerato, se non con l'osservazione che ho fatto io, che in quanto mia ritengo giusta, dell'essere stato, al di là degli scherzi, necessariamente sempre legato a un'immagine della guerra tipica, ma no, la guerra non è più tipica. No, ormai. Ecco, appunto, anche in questo mi dicevi, anche le opere d'arte che esplorate sono molto atipiche, perché c'è, esatto, di esatto, tutto, esatto. E di più. Eva, ci ricordi bene l'appuntamento allora dell'8 giugno, dove, come, tutte le coordinate che vogliamo sapere? Certo, 8 giugno, questo giovedì, spazio che si chiama Pervinca, Viale Stelvio 52, alle ore 18:30. Ok. E proprio per, cioè, perché il tema è molto interessante e ampio, e abbiamo deciso di prendere non 10 artisti che è stato scritto nel bando, ma abbiamo deciso di aumentare la cifra, quindi partecipano 12 artisti. 12 artisti? Sì. Ci siamo trovati una scalpitante quantità di artisti che non ci aspettavamo, sinceramente. No, vuol dire che appunto no, il tema era, come dicevi tu, un sfogo desiderato, insabbiato, perché insomma le opere c'erano, sì. Gli artisti ne stavano già parlando, ma nessuno dava loro, esatto, modo, sì, di, sì, esprimere, sì, questo era la tema. Piazza per esporre le opere, e voi avete appunto creato questa piazza d'armi, verrebbe da dire. Piazza d'armi, esattamente. Per esporle. Art Space, so che fa miliardi di cose, c'è qualcos'altro che bolle in pentola, oppure con l'estate ti sei fermata? Diciamo che stiamo preparando per due grandi eventi che facciamo a settembre. Mm-hmm. Dopo ne parliamo di questo, okay. Adesso teniamo tutto. Quindi per l'estate poi basta? Vai in vacanza? Sì, sì, cioè vacanza tra virgolette. I russi non vanno in vacanza, non lo non esiste. Non lo sapevi questa cosa? No. Ma è ovvio, cioè, tu hai mai visto Eva Amos? Allora, apriamo l'angolo delle banalità, dei luoghi comuni. Del luogo comune, e i russi non vanno in vacanza. Assolutamente no, Eva non dorme, non vero. Davvero? Eva, tu non sei andata in vacanza, sì. Ma tu vivi in vacanza in Italia, dai. Già, vedi, cioè, mi basta quello. Sei venuto in Italia per vivere il sogno, la dolce vita. Cioè, ma che vacanze? Di che vacanze stiamo parlando? Che sono in Italia, quindi ogni giorno, anche se lavoro, per me è la vacanza. Vedi. E va, è sempre l'entusiasmo del primo giorno quello di stare qui in Italia. Ovvio. Nonostante, cioè, visto che non è nonostante film, le palme che stanno sulla. Nonostante, sì, dovete sapere che Ramos è una e sono contro forte quella cosa. Oppositrice delle palme in piazza. Assolutamente. Io parlo Duomo. Con tutti. Io parlo con tutti gli amici, ma no, ma non, cioè, non sono male, cioè, scusa, ma che stai dicendo? No. Rovino proprio l'immagine di Milano, no. A digerire queste palle. Non comprendo, no. In piazza del Duomo. Vabbè, Eva, quindi mi dicevi appunto, no, quest'estate non ci saranno nuove esposizioni, no. Per quest'estate. Con questa mostra chiudiamo la stagione, esatto. Ok. Sì. Però siete già al lavoro per poi già, gli eventi, ovvio, sì. A settembre. Sì. Perfetto. Ricordiamo quindi che il tema è quello dell'arte contro, diciamo, la guerra, quindi dell'arte, sì. Che non necessariamente anzi contro, la testimonianza, testimonianza. Giusto? Esatto. Testimonianza della guerra, perché però la testimonianza è l'antidoto. Ecco, l'antidoto tu dici. Sì. Sì, come può essere un antidoto l'arte alla guerra? Perché molta dell'arte serve a sensibilizzare, quindi se tu sensibilizzi, c'era una frase molto bella relativa alla cavalleria rusticana, adesso te la trovo perché veramente vale la pena di essere letta. Sì, allora, tanti fatti dire, ma magari appunto mentre Luca cerca la citazione con cui chiuderemo, però facciamo così l'angolo, mettiamo anche le virgolette poi intorno come facevo una volta su Rai 3. Se ci ricordi gli artisti, sì, ovviamente sì. Sono tantissimi, fine di sono 12 artisti, infatti, quindi faccio. Vai quindi con la lista di artisti, esatto, che esporranno l'8 giugno. Sì. Allora, abbiamo 12 artisti, come abbiamo detto prima. Sono Greta McGill, che è l'artista di Stati Uniti, Valentina Galliano, italiana, sì. Valeria Cerutti, Riccardo Zancano, Giulia Cataia,
Alexander Morasverzut, Francesco Masala, Claudia Cornalba, Andrea Sciola Chionig, Daniela Lovrano, Antonella Santonocito e Giulia Gabrielo. Insomma, sempre... Ah, anche Evamos, ok. Ah, ci sei anche tu, eh? Stranamente. La tua opera? È raccomandata da se stessa. Rispondi la tua opera. No, non è vero. Non lo fa sempre. No, no, no. È la seconda volta da quando... Assolutamente. Quello. Forse della, di quell'opera parlerà il critico a questo punto. La lotta del capitalismo. Infatti ha fatto una secondo me... buonissima opera ispirata ai temi di guerra del capitalismo, e quindi c'è l'immagine iconica della Coca-Cola. È sempre un quadro? No. Questa volta no. Ah, quindi la vediamo anche cimentarsi in una nuova veste, avventura. Bene, allora, quanto a quello che dicevamo siamo prima, in chiusura, lasciamo quindi la parola al nostro poeta, in questo caso il poeta, ma Luca, c'è qualcuno, e non sono mai riuscito a trovare la fonte, che scrisse questo molti anni fa, e l'ho trovato sul web. L'intermezzo, riferito alla Cavalleria Rusticana di Mascagni, è passato alla storia per la dolcezza delle sue note. I toni seguono le curve di un'onda simile ai mari del tramonto che sentenziano la loro risacca. La carezza dei violini trasmette un senso di solitudine, di serenità verso la bellezza del creato. A molti che lo ascoltano per la prima volta è capitato di commuoversi, di cadere nel baratro del proprio passato, dove luccicano solo i ricordi più belli, le persone amate, i sogni avuti, quelli realizzati, le ambizioni coltivate e quelle mai raggiunte. Chi lo ascolta non resta indifferente, e spesso ci si chiede come sia possibile che l'uomo possa fare del male a qualcun altro dopo aver ascoltato una musica talmente soave e trafiggente. Chi può muovere guerre, assassinare qualcuno o provocare del dolore dopo che questo pezzo gli sia transitato nelle orecchie? Ed ecco spiegato, quindi l'antidoto artistico. Erano quattro anni che aspettavo di leggerla a qualcuno. Ecco, siamo ben contenti, abbiamo un pezzo, perché poi anche riprendere te lo metto, te lo poi. Poi vedo come suonare il cellulare. Bravo, esatto. Luca, davvero, grazie mille. Grazie mille, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere su questa esposizione? Non so, c'è qualcosa. Sì, che vi aspetto tutti questo giovedì alle 18:30, via Le Stelle 52. 18:30, via Le Stelle 52, l'apertura della bellissima serata che Eva Amos vi porterà poi alla scoperta di questi 12 artisti internazionali. Speriamo che sia anche la diretta di Milano News. Vedremo di fare qualcosa come sempre, sai che cerchiamo sempre di seguire, di coprire i vostri eventi, siamo ben contenti di farlo davvero. Grazie mille a entrambi, allora. Grazie, e ci vediamo l'8 giugno, allora. Va bene. Grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito da casa, io vi do appuntamento oggi pomeriggio ore 18 con i tre giornali, con l'edizione della sera di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto. Thank you.